Bella a tutti ragazzi, io sono CD17 e oggi vi do il benvenuti su un nuovissimo gioco, nuovissimo, un gioco che esisteva sin dalla storia, beh non so da quanto, dal 2019 forse, o 2017 o 2018, comunque è un gioco che c'è su PC. Su qualsiasi dispositivo, dalla Nintendo DSi fino alla PS5, anche su Android, è The Sims Free Play. Non è The Sims 2, 3, 4, no, è The Sims Free Play. So che c'è anche DSM, The Sims Mobile, però è migliore questo perché, uno, hanno grafica 3D, due, si possono migliorare le case, due, si possono fare fino a 34 sim. Qua dice subito se c'è qualcosa delle impostazioni, non ci interessa, facciamo che c'è il aggiornamento avviene con Wi-Fi, c'è un download in corso su 978 MB, con Wi-Fi ce l'abbiamo, abbiamo questi kilobyte su secondo e diciamo che perché ho voluto scaricare questo gioco, uno perché c'è anche la musichetta, non adesso però ci sarà la musichetta, per chi ha The Sims 4 può darmi degli un po' se questo qui, perché so che qua c'è anche la moneta la carriera del sim. Spero di fare case belle e non come su Minecraft, che quando giocavo a Minecraft adesso non ho portato perché ho dei problemi con Minecraft, cioè nel senso che anche se gioco mille volte al giorno, è un esempio, gioco sotto una volta al giorno, dopo una settimana, anzi 3 giorni, il mondo svanisce, non so, beh. Se cambierò cellulare, magari riscaricherò Minecraft, magari con qualcosa di buono, o magari la grande avrò un computer da gaming dove supporta tutti i giochi, e quindi magari scaricherò Minecraft, forse essendo ancora di moda, se non che già fallisce. Comunque Minecraft e altri giochi che andranno di moda a quei tempi, nel 2000 non so cosa. E diciamo che un video sarà questo qui, un primo video introduttivo dove forse che ho le pre dove in questo primo video se è possibile creerò il personaggio. E poi nel secondo video creiamo una casa su questo gioco di Sims Free Play. Si chiama proprio di Sims Free Play, che è scritto tutto maiuscolo, tutto minuscolo. Lui lo trova. E quindi sì, è un gioco da livello, diciamo. Quindi okay, per chi gioca di Sims, alcune volte ci sarà la musichetta di The Sims 4. E niente, è un po'. I Sims sono simili, eh. Qualcosa in meno a The Sims 4, però è lì. All'incirca come di Sims 4, a parte alcune cose. So che potrebbe essere un aiuto questo tempo di caricamento, però dai, ci sta. Aspettiamo un attimino. Ok. Comunque dai, per chi ha già giocato a Sims Free Play, oppure per chi vuole giocare a Sims Free Play, è gratis a scaricarlo, non tiene nessun pagamento nell'app, se non qualche simion. Però vai, scaricatelo. E per chi ha già ovose, per chi vuole, per chi vede, che io so come ho fatto di Sims 4, però non ci gioco mai perché non mi piace come ho fatto non mi piace di Sims 4, gioco sempre la Formula 1 io. Qui magari se sapete che c'è qualcosa uguale a Sims 4, scrivetemi nei commenti qualche aiuto perché vorrei essere fortunato con questo gioco. Quindi il gioco vi sta aggiornando. Con ansia. Poi un po' vediamo dove mettere il nome. Se magari dà fastidio perché non so come toglierlo. Insomma, tutti sanno. Se non è un bug, dovrebbe essere arrivato a 62 iscritti nel canale YouTube nell'ultimo periodo. Ho visto a inizio gennaio che è 62, ok? È da un po' che non ci sono più news di Fortnite, news di F1-23, ma non preoccupatevi. Vi terrò, almeno voi, vi siete tolti un po' l'ansia di come ho fatto il menu, il opening title e il main menu. Qui sapete un po' come è fatto. Comunque si rientra come The Sims. Cioè non così tanto, però.
stanchezza. Fare un pesolino. Ragazzi, ci ricolleghiamo appena il gioco si sta aggirando, se non ho chiesto se aggiorna. Ok. Si sta caricando del Sims Replay e poi qua ci sono alcuni suggerimenti per giocare in 6-8 mesi e il tuo anno di nascita. Mancamente, potete giocare anche se avete pochissimi anni. Beh, tanto voi, ma se avete sono maggiorenne, posso dire che sono nato il 3 marzo del 2005. Continuiamo, se sbaglio anche casa, ok? Qua, per chi non capisce, io fino a qualche anno fa non capivo. Qua. Pubblicità mirata di terze parti. Se attivata, sì, terze parti potrebbero presentare all'interno di questo gioco annunci pubblicitari basati sui tuoi interessi. Se attivandolo possono non essere rilevanti per me, per voi. Qui metto sì perché voglio che se capita qualche annuncio pubblicitario, sia questo annuncio basato sui miei interessi. Quindi, ecco, Business Replay, scarica riservati. Vorrei accedere con il mio account Google. No, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, no, non lo faccio, no, perché sennò poi mi trova la partita. C'è musichetta, che voi la sentite sicuramente. E qua, questo qui è, diciamo, il paesaggio di The Sims Replay. Ti dà il benvenuto. E preparati a creare e a controllare un'intera città piena di sim. Ora sembra tutto tranquillo, ma tu farai spopolare questa città. Cominciamo a trasferire il tuo primo sim. Tutti questi separati che ci sono cartelli per la vendesi. La musichetta che c'è sottofondo può sembrare strana, veramente, però sembra quella di My Sims Kingdom della Wii. Sembra, non è quella, sembra quella di Sims Freeplay. No, ma no, vabbè, che gioco. Un po' così la faccia, poi indietro, sopracciglia, io ce li ho folte, diciamo che lui ce l'ha folte, ma non trovo quelle folte. Ah, ma qua non c'è la folte, cambia solo la posizione. Ah, ma che gioco. Cioè, so che ci sono molte cose, molte meno funzionalità, magari non è. Ok. Ah, qua il colore. Ah, il colore. Ah, sopracciglia si intende il colore. Ah, sì, io ce li ho. Boh, mettiamo. Io ce li avrei. Tipo così ce li ho io. Ce li ho così, ma. Non si capisce, ragazzi. Io lascio così perché non si capisce, no? Occhi, ce li ho così. O diversi. Ce li ho rossi io, cioè non così. Ma così sembra un alieno, ma. Cioè, mettiamo così gli occhi perché. Le ciglia. Boh, mettiamo così. Boh, perché ragazzi io non so proprio vaccare. Perché capelli da donna? Perché capelli da donna? Ma sono. Io ho messo uomo, tizio mio.
Sono un po' mischiati, capire, un po' di donna, un po' di uomo. Ma, tizi miei, io vi capisco, ma io vorrei capire da uomo. Accessorio, io gli occhiali. Tipo così. Ma che, guardate, sembra una femmina. Io maschio voglio. Vabbè, meo. Sembra una femmina, ovviamente. Questi sono un po' capelli da maschio, ma tipo questi sono una donna. Ma che in basso sono quelli da uomo? No, qui in basso sono. Questi qui sono capelli da maschio, eh. Questi qui sono tipi di capelli da maschio. Ragazzi, io provo a mettere questi, eh. Mettere questi per ora. Ci sono più capelli da femmina che da maschio, per fare questo qua sembro io. Ci sono quasi simili ai miei capelli. Cominciare la preda come Kristen Dovera? Yes, sì. Oh. Sposta la telecamera. Però ragazzi, per ora finiamo il video qua. Spero che questo primo video introduttivo, come proprio, vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando, un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram a @cd17 rimasto YT official. Ragazzi, muah, e la vostra CD. Vi siete tutto? Beh, ragazzoli, ciao!